Isiglio è un piccolo borgo nel verde della Val Chiusella, con qualche centinaio di abitanti che negli ultimi anni stanno crescendo, in controtendenza con lo spopolamento delle nostre montagne. Un'amministrazione attenta ai bisogni della popolazione può essere la chiave per interpretare questo fenomeno positivo. Il primo cittadino intende il suo mandato proprio con questo spirito. Sergio Vigna, sindaco di Isiglio, al primo mandato. Sì. Un sindaco pensionato che può dunque dedicarsi con entusiasmo a questo piccolo comune. È interamente, tutta la giornata passo. È quasi un volontariato fare il sindaco? È un volontariato. Volontariato a fare il sindaco, volontariato con le persone, saper relazionare con tutte le persone del paese, andare a capire tutti i problemi, le problematiche che ci sono. Non è facile, però è una cosa anche divertente alla fine. Amministratori attenti, ma anche natura, aria sana e tanta passione per la storia locale. Sapevate che c'è il Museo della Vita Alpina? È attivo dal 2008 nella ex casa comunale, completamente rinnovata. Un affresco religioso del primissimo Ottocento accoglie il visitatore, che nella stanza a piano terra può vedere raccolti oggetti rurali di uso quotidiano, mentre nelle due sale superiori è organizzato uno spaccato di vita quotidiana di fine Ottocento, anche con una raccolta di foto e video sulla vita isigliese. Le visite sono solo su prenotazione, contattando l'attivissima Aurelia Oberto. La chiesa cimiteriale di San Pietro è un altro motivo di interesse per una visita ad Isiglio. Gli interni sono riccamente decorati da splendidi affreschi quattrocenteschi. A Isiglio c'è da vedere anche un bel mulino alimentato da una presa del torrente. La roggia, fino a tempi non lontani, ha soddisfatto i fabbisogni della popolazione, ma ha letteralmente permesso di sfamare molti isigliesi macinando quintali di meliga e di castagne in tempo di guerra. Il nostro torrente siamo il torrente Savenca, che nasce dalla cima Pol e scende tutto un percorso ombreggiato. È una particolarità che non ci sono scarichi nel nostro torrente, quindi va dai 90 in su come naturalezza delle acque. Abbiamo scoperto che abbiamo ancora dei microrganismi che sono soltanto esistenti qua da noi e quindi ce ne fa un vanto. Un vanto, sì, devo essere sincero. E viva qui anche l'attenzione alla tutela ambientale, rivolta in particolare ai più piccoli. Il comune, con le scuole e il GAL del Canavese, ha allo studio il progetto Nidi sugli alberi, come ci spiega il sindaco, indicando i boschi di rovere come zona prescelta. In quelle zone vorremmo posizionare questi nidi che vengono poi costruiti dalle scuole e noi andremo a posizionare sperando che veramente gli uccellini ne usufruiscano. In un periodo in cui fare l'amministratore pubblico è sempre ritenuto più difficile e gravoso, quanta passione ci vuole per fare il sindaco di un piccolo comune? Penso ci vuole solo passione. Ed è il massimo che io posso. Come ho detto già anche prima, tu devi conoscere bene le persone, saper aiutare, non avere nessun interesse personale, dedicarsi veramente alla vita del paese.